Twilight agli italiani in grande agitazione, il 20 novembre esce in tutto il mondo il nuovo film della saga di Twilight, New Moon, secondo di 4 bestseller scritti da Stephanie Meyer. Il film è stato girato interamente in Canada, ad eccezione di alcuni giorni di ripresa a Montepulciano, per la scena nella quale Bella salva Edward dall'intervento mortale di Vulture. Lo spiegamento di forze della casa di produzione statunitense Summit Entertainment è stato davvero eccezionale. Oltre a 1000 comparse e un set veramente blindato, al quale si sono accalcate centinaia di fans per osannare i vampiri più sexy e cool del momento. E noi questo oggi cercheremo di raccontarvi. L'amore immenso che quei letters italiani dimostrano per i personaggi creati dalla fantasia di Stephanie Meyer e soprattutto il successo planetario di una storia d'amore tra una ragazza con lui e un vampiro gentiluomo. Se siete stati morsi anche voi, forse niente sarà più come prima. Io so cosa sei. Dillo. Un vampiro. Hai paura? No. Non te lo scordi più, te lo cerchi sul calendario rosso. Per me, per esempio, la scoperta della Maya è stata una scoperta interessante, perché è vero che racconta un amore giovane, un amore irreale, quasi sospeso nel tempo, congelato, che non esiste. Però è anche vero che c'è una parte di noi che resta sempre adolescente e che si lascia trascinare. Il lavoro che faccio mi permette di trasformare in passione la passione in pagine, in parole. E quindi in 7 mesi, da novembre 2008 a oggi, sono usciti 65 articoli, 27 copertine, 7 cover story per 22 spade diverse. Un fenomeno che sicuramente non ci si aspettava. Ha avuto un traino fortissimo dalla spinta dei libri e quindi dal successo che la Stephanie Meyer aveva ottenuto con la saga letteraria, però ha ritrovato un riscontro molto forte anche sul versante cinematografico. Non ti si aspettava sicuramente che un film a low budget di soli 37 milioni di dollari riuscisse a ottenere 380 in tutto il mondo. But the phenomenon of Twilight has been really interesting for me to talk with, because it wasn't something I expected at all. I didn't really even expect it myself. In realtà il fenomeno Twilight sono appunto le fan stesse, le Twilighters. Diciamo Twilight viene da lì, viene dai blog, viene da tutto il sottobosco che si è creato su internet, dal passaparola, dalle librerie. Fenomeno così, è veramente quasi un coro sarebbe diventato questa cosa. Dai giovani hai cominciato a dedicare la propria attenzione a Twilight sin dal settembre del 2008. Hai cominciato a fare questa anticipazione successivamente al Comic Con, che è questa grande fiera dove è stato presentato per la prima volta, non sono state presentate immagini del film, quanto il cast. Per la prima volta le fan del libro hanno potuto vedere quelli che sarebbero stati gli attori. Già solo a quell'evento c'erano 6.000 persone che gridavano e guardavano il cazzo. La musica ha una grande importanza. Nella colonna sonora tanti sono i grandi nomi e i brani espressamente scritti per il film. La regista di Twilight, Catherine Hardwicke, aveva chiesto al protagonista, l'attore Robert Pattinson, di scrivere dei brani per la colonna sonora, considerandolo un musicista di talento. Nella versione CD della colonna sonora è presente solo il brano Never Think, mentre nel film si sente anche Let Me Sun. La Hardwicke ha voluto e scelto una colonna sonora espressamente rock, con brani di Linkin Park, Perry Perry del James Addiction, Newsmash e Muse, la band preferita di Stephanie Meyer. A scrivere un brano originale sono stati chiamati Paramore. Allen Williams, la cantante del gruppo, è una grandissima fan di romanzi di Twilight, e far parte della colonna sonora, per lei e la band, è stato un grandissimo onore. Il brano si intitola The Cold e narra della tensione, della rabbia e della confusione che delinea il rapporto di Bella ed Edward, i due protagonisti del film. Vediamoci il video. La parte di questa storia sta proprio nei personaggi.
la loro diversità. E Edward è un ragazzo bellissimo che ha 103 anni, però ha le sembianze di 17 anni ed è immortale. Ed è un ragazzo che vive nell'era di internet, quindi indossa All Star, va su Google, ascolta musica ed è quindi una bellezza accessibile moderna. E lui è un ragazzo, appunto, un vampiro, lo sappiamo tutti, quindi ha tutte le caratteristiche del vampiro barra supereroe. È un ragazzo che non dorme, in camera da letto non c'è neanche il letto. È un ragazzo che va velocissimo, ha una forza estrema e appunto è immortale. Lui è bello da morire, no? Rappresenta un cavaliere senza destriero, ma che guida una Volvo argentata e che tutte le ragazzine sognano, ovviamente. Allora, da fare lunghe ore di trucco, poi dovrà fare tutti i puntini DOS per l'effetto speciale dello Shining, che ha del brillore, come si dice? Il brillore del vampiro. E quanto bella, secondo me, è molto carina, ma non è la classica fighetta, con tutti i termini, quindi... Io l'ho vista in mezzo alle comparse, era molto... quasi imbarazzata. Sì, sì. Però è timida quanto brava poi. Sì, è bravissima. Arrivare è veramente bravissima, vederla dal vivo è stato bellissimo, io non pensavo. E poi c'è questo viso magnetico, c'è qualche cosa di... è bella perché è bella oggettivamente, però c'è qualche cosa di gotico dietro. Le linciata in continuazione, è sbadata, non ricorda le cose, è goffa, attira disastri su di sé, pertanto le ragazzine possono identificarsi. La particolarità dei Cullen, quello che li rende diversi da tutti gli altri vampiri della cinematografia e della letteratura, è il fatto di essere così umanizzati. Loro possono uscire alla luce, vivono in mezzo agli umani, non vogliono essere dei mostri, come dice Edward. Quindi è facile vederli in mezzo a noi. Alla fine del libro, quando tu di fare, inizi a chiederti, ma forse esistono veramente? È possibile che siano in mezzo a noi? Come si chiamano i componenti della famiglia Cullen? Allora, i componenti della famiglia Cullen, dunque c'è Edward, Bella, che ormai fa parte della famiglia, no? Perché no, è... Ah, ok, va bene. Poi c'è Alice, che è la peperina bellissima. E poi c'è il dottore, no? Nome? Vabbè, il nome no, però me lo ricordo. Lui poi c'è la bionda, l'altra. Nome? E poi c'è la ragazza... No, i due fratelli, no? Uno si chiama Jasper. Here we go! E l'altra si chiama Beatrice? No, non è vero. Scusa, ma Beatrice è che è Harry Potter, no? I libri, tipi ufficiali, vlog, fan club, l'amore dei Twilighters per la saga di Edward e Bella sembrano conoscere confine, e infatti in tutto il mondo con il continuo costante aggiornamento. Duraturo e intenso, il sogno dell'amore tra l'umana Bella e il soprannaturale vampiro non lascia più spazio alla realtà. Il sogno di questo amore così speciale ha realizzato una cosa però molto concreta. Milioni di libri venduti e 379 milioni di dollari incassati nei botteghini di tutto il mondo. Su YouTube il trailer del nuovo New Moon ha avuto in soli 3 giorni 3 milioni di visualizzazioni. Stephanie Meyer, la creatrice della saga, ha pubblicato sul suo blog una playlist di brani ipoteticamente adatti come colonna sonora per le vostre letture e visioni crepuscolari. Tra le canzoni immaginate per New Moon c'è anche Emissio del Blink 182, atmosfere gotiche che Blink hanno costruito ispirandosi al Q di Robert Smith e ai personaggi di Tim Burton.